Ha battuto il cancro e la paura. Di vittorie sportive ne ha collezionate tante, ma la più importante, quella per la vita, l'ha conquistata sconfiggendo un tumore al seno. Germana Cantarini, 51 anni di Cremona, è la regina delle bocce. 6 titoli mondiali, 6 ori agli europei, oltre 10 titoli italiani e 2 ori ai giochi del Mediterraneo. Una campionessa, ma soprattutto una donna coraggiosa, che ha saputo affrontare la malattia e ricominciare. Nella vita fa la parrucchiera, ha un negozio in città, ma appena stacca corre ad allenarsi 3-4 volte alla settimana. La passione per le bocce nasce da bambina. I suoi genitori hanno un bar con 3 corsie da gioco. Lì si allenano grandi campioni e così impara. Le sue amiche si divertono con le bambole, lei no. Quelle sfere colorate e pesanti la conquistano da subito. E Germana ha talento. A 11 anni vince la sua prima gara. Nel 90 indossa per la prima volta la maglia azzurra e non la toglie più. Scende in corsia e vince, tanto. Ma nel 2006 un fulmine a ciel sereno sconvolge la sua vita. Un esame di routine, una mammografia, evidenzia un nodulo, un carcinoma maligno. Inizia un calvario, chemioterapia, radioterapia, i capelli cominciano a cadere, le forze cominciano a mancare. Germana deve allentare la presa, smette di allenarsi, abbandona le gare e si sottopone ad un intervento chirurgico. Ha paura di non poter tornare a giocare, invece ce la fa. Sta lontano dal campo per 10 mesi e poi, nel 2007, decide di partecipare al campionato italiano e lo vince. La parte destra del seno dopo l'operazione è ancora dolorante, ogni tiro stringe i denti, ma non molla. Oggi Germana sta bene, il timore di una ricaduta non l'abbandona mai, ma lei ha vinto, ce l'ha fatta. Continua a fare la parrucchiera, ad allenarsi e soprattutto a ricordare a tutte le donne che come lei hanno o stanno affrontando una malattia di non arrendersi. Diventata testimonial ARCO, l'associazione per la ricerca in campo oncologico, non smette di ripetere che la prevenzione salva la vita. Ai mondiali di Roma, in programma dal 20 al 25 aprile, non è stata convocata. Poco male, la sua sfida più grande, Germana, la regina della canottieri bissolati, l'ha già vinta.